fatto, ho avuto una volta una febbre stranissima. E mi ricordo, ero già prete, ero prete al lago, e ho avuto sta febbre che proprio mi aveva immobilizzato. Ecco, avevo la febbre, non ero raffreddato, non riuscivo nemmeno a muovere le mani, non avevo la forza di mangiare. E mi è rimasto impresso questo particolare che mamma mi ha imboccato, una cosa saporitissima, perché non avevo nemmeno il raffreddore, avevo fame, avevo il gusto. Avete visto che tante volte quando abbiamo l'influenza non sentiamo nemmeno il gusto, invece io quella volta avevo fame, sentivo il gusto, e mi ha imboccato uno spaghettino spezzato con brodo di pollo e petto di pollo, che mi è rimasto impresso, perché non potevo fare niente, ero paralitico e avevo bisogno di essere imboccato come ero bambino da mia madre, ed ero già prete da 2 o 3 anni e mi trovavo a Donnici, al mio paese. Noi siamo paralitici, amici miei. Noi continuamente in una giornata ci paralizziamo a dir poco 100 volte. Dove ci paralizziamo? Nel rapporto, nel modo con cui guardiamo il marito, la moglie, il vicino di casa, il figlio, il prossimo. Se non viene Gesù, se Gesù, non permettiamo a Gesù che si impossessi di noi, noi è inutile che ci sforziamo, amici miei, è inutile, tutti gli sforzi sono inutili, perché se uno sforzo, se un impegno dobbiamo aiutarci a fare è quello della preghiera, ma della preghiera seria, ecco San Francesco. Perciò dico, pensiamolo dentro queste grotte davanti a Gesù Cristo e a Gesù Cristo crocifisso. Ecco, il motto, caritas, amore, ecco, dove lo attingeva San Francesco? E dove lo attingeva San Francesco lo dobbiamo attingere noi, lo devo attingere io, lo devi attingere tu, perché anche se non ci scaviamo la grotta, noi dobbiamo tenerci a dei momenti, ma fosse anche un minuto. Guardate che un minuto basterebbe, ma veramente un minuto davanti a Gesù Cristo crocifisso. Se noi lo facessimo, guardate, io c'ho di fronte il miracolo di San Francesco che passa lo stretto di Messina, cammina sul mare. Il mare è il segno della morte, nel mare ci si affoga. Perché San Francesco ha attraversato lo stretto di Messina? È un segno. Chi prega, chi invoca veramente lo Spirito di Cristo è capace di camminare sulla morte, è capace di vivere qualsiasi circostanza della vita con la forza che viene da Dio. I miracoli non l'ha fatti San Francesco, e non li faccio io, non li fai tu, perché anche tu potresti fare miracoli nella tua vita, ognuno di noi, ma non noi, il Signore, se noi gli permettessimo di vivere dentro di noi, perché ogni cristiano, non solamente San Paolo, dovremmo dire: non sono più io che vivo, sei tu, Signore, che vivi in me, perché sennò queste cose che faccio non le farei umanamente parlando. Questo è il segreto della vita cristiana, cioè è il segreto della vita di Cristo in noi. Io per questo vado a messa e faccio la comunione, non per mestiere, perché ho bisogno, perché senza Gesù, senza la comunione con Lui, non ce la faccio, non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la fa nessuno, amici miei. E la preghiera deve essere un momento forte, un momento in cui noi dobbiamo mendicare, chiedere l'elemosina, dobbiamo sentire l'amore, il perdono che Gesù ci vuole dare, perché solo per amore e solo se facciamo esperienza del suo perdono noi cambiamo, se no non cambiamo. Ecco il Vangelo e anche la lettera di San Giovanni Apostolo, l'apostolo prediletto, l'apostolo che ha appoggiato la testa sul cuore di Gesù l'ultima cena. Ecco la prima lettura, la seconda lettura, la prima lettera di San Giovanni Apostolo, dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e questo è il segno: chiunque ama, non chiunque fa delle pratiche, chiunque ama. E quando c'è una persona che ama si vede, ed è bello, è uno spettacolo quando c'è una persona veramente buona, ma lì c'è Dio e conosce Dio. Chi non ama
pure che sa parlare, sa fare i discorsi, significa che non ha conosciuto Dio. Non può amare veramente chi non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore ed in questo si è manifestato l'amore di Dio. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché? Perché noi avessimo questo amore e quindi la vita in abbondanza. E in questo sta l'amore di Dio. Guardate qua, nessuno di noi lo merita, io il meno di tutti. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi, non sono stato io ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi, ha amato me e ha mandato suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Capite perché la messa è la fonte, è il culmine della vita cristiana? Perché noi nella messa, se la celebriamo insieme, veramente, con semplicità e umiltà, avviene questa unione mistica, si dice. Noi diventiamo una cosa sola con Cristo, riceviamo la sua forza, ma il suo amore. Abbiamo già chiesto perdono all'inizio. E poi il Vangelo. Gesù dice ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore.